Sono contento che il governo regionale abbia potuto mettere la parola fine ad una vicenda tormentata che porta con sé errori e omissioni della politica da una parte e della burocrazia dall'altra. In termini di infrastrutture e di infrastrutture portuali abbiamo lavorato con grandissimo impegno. L'assessore Falcone aveva questo mandato: produrre, 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 senza distrazioni. E così è stato. Abbiamo speso circa 1,5 miliardi in termini di infrastrutture. I piccoli porti non erano mai stati al centro dell'attenzione del governo regionale. E l'esempio di Castellammare, che piccolo porto non è, per la sua storia, per la sua tradizione, per il suo ruolo che è chiamato a svolgere, oggi può finalmente guardare al futuro con legittima prospettiva. Quindi guardiamo avanti, abbiamo ancora tanti altri cantieri da aprire e da chiudere, perché già completati. In questi 8 mesi faremo in modo che non rimanga nulla in sospeso. Un'opera persa, un'opera su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Oggi la consegniamo alla fruizione pubblica. Di fatto ancora dobbiamo concludere alcuni adempimenti, ma soltanto burocratico-amministrativi, ma come vedete l'opera di fatto è realizzata. Dobbiamo continuare nella successiva fase, la messa in sicurezza di quell'opera che anche dietro le mie spalle, che servirà appunto, è la barriera che servirà a garantire la sicurezza a questo meraviglioso porto, su cui il governo Musumeci scommette, ma scommetterà in sinergia con l'amministrazione comunale, perché ci siano un domani anche dei collegamenti verso e da Legadi.